Un autentico nubifragio si è scatenato ieri sera nell'Alto Garda. I vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi in tutto il territorio per cercare di limitare i danni che comunque sono stati ingenti ovunque. Il forte vento, con raffiche oltre i 50 km orari, ha abbattuto grosse piante nel parco della Punta Lido, con cipressi secolari sradicati come fuscelli. Alla spiaggia Sabbione, un bel esemplare di salice piangente è stato divelto dalla tromba d'aria. La stessa sorte per i cipressi del Parco della Pace in via Galas. A Riva è stato perfino scoperchiato parte del tetto di un capannone industriale. Danni anche nel prestigioso hotel Lido Palace, dove una pianta è caduta nel parcheggio sfondando una Mercedes, mentre un'altra è finita in piscina. La pioggia invece ha causato allagamenti in molti edifici. All'Eitea di via Cefalonia, le infiltrazioni dal tetto, ormai obsoleto, hanno portato la pioggia negli appartamenti sottostanti ed è dovuto intervenire l'autoscala, con la quale i pompieri hanno messo dei teli di protezione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Thank you.